Amir Rahmani, dopo la partita con l'Udinese, oggi una buona prova con l'Empoli. Certo, avete sofferto parecchio perché loro hanno giocato in maniera piuttosto dinamica. Avete fatto fatica, però arriva una prestazione importante e adesso testa alla Fiorentina. È sempre difficile giocare per la Coppa perché ci sono anche squadre che vogliono vincere, andare avanti, ma noi abbiamo fatto la nostra partita, in qualche momento siamo stati un po' più aperti, ma abbiamo fatto una grande partita. Cosa vi ha detto Gattuso alla fine? È importante che abbiamo passato il turno, quindi siamo in quarto finale. Quello è più importante di tutto. Domande per Rahmani. Sì, no, io Rahmani, adesso aspettate la vincente tra Roma e Spezia, no? Quindi potrebbe essere un quarto di finale chiaramente molto interessante contro la Roma, vedremo, magari sarà lo Spezia. Però al di là di questo, io vi chiedo, è un campionato molto atipico, molto particolare, molto strano. Avete ancora una partita da recuperare, quella famosa, famigerata, diciamo così, con la Juventus. Vi sentite ancora in corsa piena per il titolo, visto che quest'anno mi sembra che i cordoni si siano allargati a 6-7 squadre? Sì, adesso per la Coppa diciamo che sempre quando arriviamo nell'ultimo momento, quarto finale, semifinale, ci sono le squadre più forti, è sempre così, è sempre, tutte le partite sono difficili, ma quando giochiamo anche con squadre con più qualità, allora è ancora più difficile, ma la nostra è per fare il nostro gioco, come lavoriamo come sempre, e andare avanti come Serie A, come Coppa. Lo scudetto quindi è un obiettivo, no? Giusto? Cioè, sì. Normalmente il nostro obiettivo si sa che dobbiamo essere i primi quattro minimo. Ma non si sa mai cosa succede, quindi noi giochiamo partita dopo partita e cosa succede vedremo. Rahmani, grazie, grazie e Grazie a voi. complimenti.